Ventiquattresima? Buongiorno, oggi celebriamo la festa di Santa Caterina da Siena, una grande santa, dottore della Chiesa, vergine, compatrona d'Italia e compatrona d'Europa. Una donna considerata dagli autori spirituali come la donna più grande dell'umanità dopo la Madonna. Era la 24ª figlia di 25 figli di questa famiglia di un tintore senese. Una donna che già a 12 anni da parte dei genitori era stata promessa sposa, ma lei non ha accettato questo, un matrimonio combinato che lei ha rifiutato. E così a 16 anni si è consacrata come terziaria domenicana. È una mistica di cui si dicono delle tante visioni, estasi e via dicendo. Dedica gran parte della sua vita ad assistere i malati, soprattutto i lebbrosi, e cerca nel suo impegno sociale di rappacificare le famiglie in lotta fra di loro in quel tempo. Una donna che era grande, aveva un grande amore per la Chiesa, una grande personalità, una grande spiritualità. Intorno a lei si è creato un gruppo di persone chiamato dei Caterinati, che seguiva la sua spiritualità. Ad essi lei insegnava a mettere Dio al posto del proprio io. Una donna che, per amore verso la Chiesa, si è impegnata a che il Papa tornasse da Avignone, dove si trovava, a Roma, e c'è riuscita poi in questo. Pur non essendo un'erudita, ha scritto tantissimo, dettando quello che lei voleva. Di lei abbiamo un epistolario composto da 332 lettere, il dialogo della Divina Provvidenza, con tutte le sue esperienze mistiche, insomma una grande santa. Tra l'altro, tra i suoi pensieri, ne riferisco uno: bisogna amare Dio senza moto, senza misura, senza regola, ma amando smisuratamente, le diceva. Muore il 29 aprile del 1380 alla sola età di 33 anni. Fu proclamata santa, dottore della Chiesa da parte di Paolo VI nel 1970 e poi Giovanni Paolo II nel 99 la proclamò patrona d'Europa. La Santa Messa la celebriamo proprio per questa, ricordando questa grande santa. Dio popolo in festa, lode
Oggi festa di Santa Caterina da Siena, patrona d'Italia e d'Europa. È stata una grande donna che ha lavorato tanto per l'unità della Chiesa, per la riconciliazione e la pace. Vogliamo quest'oggi quindi pregare per l'unità, la concordia del nostro Paese, ma anche per l'Europa, perché in un momento difficile come questo possa ritrovare attorno ai suoi valori fondamentali dell'unità e della solidarietà la propria unità. Questa è la Vergine saggia, una delle Vergini prudenti, è andata incontro a Cristo con la lampada accesa. Alleluia. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, tu sei la via che riconduce al Padre, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, tu sei la verità che illumina i popoli, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, tu sei la vita che rinnovi il mondo, abbi pietà di noi. Dio Onnipotente, abbi misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che in Santa Caterina da Siena, ardente del tuo spirito di amore, hai unito la contemplazione di Cristo crocifisso e il servizio della Chiesa. Per sua intercessione, conceda a noi tuoi fedeli, partecipi del mistero di Cristo, di esultare nella rivelazione della sua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Figlioli miei, questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che noi vi annunciamo. Dio è luce e in Lui non c'è tenebra alcuna. Se diciamo di essere in comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, siamo bugiardi e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri. E il sangue di Gesù, il Figlio suo, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto tanto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non avere peccato, facciamo di lui un bugiardo e la sua parola non è in noi. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate, ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un paraclito presso il Padre, Gesù Cristo il Giusto. È Lui la vittima di espiazione per i nostri peccati, non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Benedici il Signore, anima mia. Benedici il Signore, anima mia. Benedici il Signore, anima mia. Quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia. Non dimenticare tutti i suoi benefici. Benedici il Signore, anima mia. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e di misericordia. Benedici il Signore, anima mia. Il Signore, lento all'ira e grande nell'amore, non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno. Benedici il Signore, anima mia. Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono, perché Egli sa bene di che siamo plasmati. Ricorda che noi siamo polvere. Benedice il Signore, anima mia. Ma l'amore del Signore è da sempre, per sempre su quelli che lo temono, e la sua giustizia per i figli dei figli, per quelli che custodiscono la sua alleanza. Benedici il Signore, anima mia. Alleluia, 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 alleluia. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi ed oppressi, io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi, imparate da me, che sono mite e umile di cuore, troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose sapienti dagli dotti e le hai rivelate ai piccoli. Le cose nascoste ai sapienti sono rivelate ai piccoli. Questo è il mistero del regno anche. Nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. E chi è colui al quale il Figlio vuole rivelare il Padre? Non il sapiente, non il dotto, ma il piccolo. Questo perché il piccolo è umile e quindi capace di accogliere tale rivelazione. Essere piccoli significa ammettere stanchezze, difficoltà, errori, peccati, senza aver paura di metterli nelle mani del Signore, che è sempre pronto a dare ristoro a chi ha faticato. Nella prima lettura San Giovanni ci esorta ad essere umili per riconoscere concretamente i nostri peccati, dei quali
il Signore può liberarci, rimettendoci in comunione con Dio. Ma dobbiamo dare un nome ai nostri peccati, riconoscerli nella concretezza, nella loro verità, senza scuse. Dobbiamo avere la libertà interiore di poter dire al Signore le cose come stanno, con sincerità. Non c'è necessità di scusare sempre se stessi e di giustificare il proprio operato. Dio è più grande del nostro peccato. Tra i piccoli per i quali Gesù rende lode al Padre c'è Caterina da Siena. L'umiltà la porta a riconoscere la sua miseria, ad avere una coscienza profonda del suo essere creatura nelle mani di Dio, salvata istante per istante dalla sua benevolenza. Pensando a lei, possiamo dire, quando più una creatura si dà a Dio, tanto più vede la sua miseria, il proprio limite, il proprio peccato. Quando più le si manifesta la luce di Dio, tanto più vede se stessa, come uno specchio di miseria. Santa Caterina era la donna umile che si rifugia in Dio, a lui consacra la sua vita e vive nella contemplazione del suo mistero di amore. La sua umiltà la rende invocata di amore divino, unita la contemplazione di Cristo crocifisso al servizio della Chiesa. Fiamma bruciante di amore per Cristo crocifisso e per la Chiesa. Caterina è vissuta in un periodo storico carico di controversie e di problemi. Era un tempo in cui, sia in campo civile che ecclesiale, l'Europa era dilaniata da lotte intestine, da divisioni, da guerre tra stati e città. Era un tempo difficile non meno del nostro, funestato da carestie e pestilenze. Riferiscono gli storici che Siena nel 1347 passò da circa 80.000 abitanti a 15.000 a seguito della peste nera. Come vediamo, i problemi di allora si ripetono anche oggi. Anche nella Chiesa in quel tempo si registravano divisioni e scismi. Il Papa era assente da Roma e dimorava ad Avignone, in Francia. A 20 anni Caterina visse una delle esperienze mistiche più intense che una creatura possa mai vivere. La sera di Carnevale del 1367, pregando, chiede a Gesù: «Sposami nella fede». E Gesù le risponde: «Ora che gli altri si divertono, io stabilisco di celebrare con te la festa dell'anima tua». E così avvenne il suo mistico matrimonio con Gesù, che le mette al dito un anello luminoso che solo lei vedrà per tutta la sua vita. «Ecco, io ti sposo a me nella fede, a me tuo creatore e salvatore. Conserverai illibata questa fede fino a che non verrai nel cielo a celebrare con me le nozze eterne». L'amante divino diviene una presenza costante. Cristo è per lei lo sposo con cui stabilire un rapporto nuziale di fedeltà. Diventa il bene amato sopra ogni altro bene. Dopo questa esperienza mistica, Caterina vivrà solo 13 anni, spendendosi e consumandosi fisicamente nella missione di riforma della Chiesa e del mondo, incontrando papi, cardinali, re, principi. Era tanto il suo amore per il Papa da chiamarlo il dolce Cristo in terra. Nel dialogo della Divina Provvidenza, una delle opere, degli scritti di Caterina, lei scrive che volendo rimediare ai tanti mali dell'umanità, Dio misericordioso ci ha dato il ponte, e sapete chi è il ponte? Il suo figlio Gesù. E ciò che più di ogni altra cosa deve preoccuparci è piacere a Dio e restargli uniti, come fece lei con il suo sposo celeste. Chi dimora in Cristo, l'amico, il maestro, lo sposo, non conosce smarrimento e paura. Ecco, Santa Caterina da Siena ci faccia comprendere l'importanza del vivere questo tempo di pandemia in unione a Dio, nella Chiesa, con la Chiesa, per la Chiesa,
per il mondo intero, con uno sguardo sempre attento alla realtà che ci circonda. Il fuoco della carità che l'animava possa infiammare d'amore anche il nostro cuore, renderci sensibili alle necessità del momento presente. Noi vogliamo, come Chiesa, collaborare in questo momento difficile perché si possa, nel modo migliore, quando prima uscire fuori da questa situazione. Le indicazioni e le prescrizioni che vengono date per questa finalità sono fatte nostre, naturalmente tenendo conto che dobbiamo anche intraprendere una via che ci porta ad uscire fuori da questa situazione. Chiediamo al Signore che sulla sua scia diveniamo capaci di trasformare le sfide che ci vengono da questa terribile pandemia in opportunità di rinnovamento e di crescita in umanità e umiltà. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, la tua bontà. Abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Con questo pane, con questo vino, Gesù Signore, dimora in mezzo a noi. E la salvezza offerta ad ogni uomo. In questo vino noi riceviamo il verso sangue dell'alleanza che ne manda per tutti noi. Con questo pane, con questo vino, Gesù Signore dimora in mezzo a noi e la salvezza offerta ad ogni uomo. Pregate perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Signore, ricevere le tue mani in questo sacrificio. Per la gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, o Dio, questo sacrificio di salvezza che ti offriamo nella festa di Santa Caterina, fa che l'insegnamento della sua vita ci renda sempre più ferventi nel rendere grazie a te, fonte di ogni bene, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie, di innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno. Nei tuoi santi, che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo tuo Figlio, noi celebriamo, o Padre, l'iniziativa mirabile del tuo amore, poiché tu riporti l'uomo alla santità della sua prima origine e gli fai pregustare i doni che a lui prepari nel mondo rinnovato. Per questo regno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli sono pieni della tua gloria.
Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura, per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fagli vivere e santifico l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione e lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Tu morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e acceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie e questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosce nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Santa Caterina da Siena e tutti i santi, i nostri intercessori, presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrino sulla terra, il tuo servo e nostro Papa, Francesco, me indegno tuo servo, collegio episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocata alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accoglie nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in bacio con te hanno lasciato questo mondo. Concede anche a noi di trovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbediente alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concede la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza. Venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Il corpo e il sangue di Cristo in questo calice siano per noi cibo di vita eterna. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono venuto a partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola di salvezza. Corpo di Cristo, Cristo per la vita eterna. Corpo di Cristo. Amen. Corpo di Cristo. Ai tuoi piedi, o mio Gesù, mi prostro e ti offro il pentimento del mio cuore contrito, che si inabissa nel suo nulla e nella tua santa presenza. Ti adoro nel sacramento del tuo amore, l'ineffabile Eucaristia. Desidero riceverti nella mia povera dimora, che ti offre il mio cuore, in attesa della felicità della comunione sacramentale, voglio possederti in spirito. Vieni a me, o mio Gesù, e che io venga da te. Possa il tuo amore infiammare tutto il mio essere, per la vita e per la morte. Credo in te. Spero in te, ti amo, così sia. Preghiamo. Signore, questo cibo spirituale che fu nutrimento e sostegno di Santa Caterina nella vita terrena, comunica a noi la tua vita immortale. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito.
vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore con la nostra vita, ancora si svolge soprattutto nelle nostre case, ma fra poco, ecco, si riprenderà in maniera progressiva il ritmo della vita anche al di fuori. Voglio pensare, ecco, a tutte quelle mamme che sono nelle loro case, che hanno difficoltà anche a tenere tranquilli, sereni, i propri figli, e con una difficoltà questa che si riflette ad ogni livello, ma speriamo che, ecco, questo tempo possa concludersi quando prima, soprattutto che non ci siano più morti dal coronavirus, non ci siano più contagiati. Ecco, l'obiettivo è proprio questo, che la nostra Italia, la nostra comunità della Locride non abbia a subire il pericolo di questa grave pandemia. Il Signore ci liberi da essa per intercessione di Santa Caterina. Buona giornata a tutti. Lotta per la